22 laps, ready to start, semaforo rosso! Via! Scatta male Gregori, parole! È Ruggeri, Ruggeri, leone rampante, blu Praga, va subito al comando, Grigione secondo, poi la muta dei Birel, ma è stato ottimo lo scatto Loiesio, Lanzeni è quarto, alle spalle del numero 106, Michele Beccaria, Beccaria è sempre partito bene anche ieri nelle manche di qualificazione. Andiamo sotto l'ante ovest, errore di Grison che si ritrova quarto all'uscita del tornante ovest, a comando il Praga di Ruggeri, secondo il 106 Beccaria, terzo Loiesio, numero 18 di Lanzeni, quarto il first, numero 56 di Grison, Grison si butta all'interno di Lanzeni, poi deve rientrare, quinto il 133 Guerini, sesto ancora Milo, oh, nella zona d'ombra, siamo ormai con la piccola quadra praticamente tutta in ombra, Ruggeri vola Ruggeri a comando con già un secondo, 236 millesimi di vantaggio. Oh, Grison va a attaccare all'esterno lo Jesu di Lanzeri, ma non ce la fa ed ora espone il fianco all'attacco di Guerini. Guerini va a scavalcare il rosso pilota della First Racing Team del Racing Team, Ruggeri a comando, chiaramente Ruggeri vuole la vittoria e si è capito dalla partenza impeccabile. Grison alla prima stagione con il cambio di velocità, sapevamo che questo poteva essere un suo punto debole, lo sa benissimo anche lui, e infatti Grison ha avuto una piccola e impercettibile difficoltà in partenza, ma tutti gli altri ne hanno approfittato subito. Ruggeri chiude il secondo passaggio, vedremo con quale vantaggio nei confronti del 106 Beccaria che sta per essere attaccato dall'Agnesolo di Lanzeni. Lanzeni, giro veloce, 49.904 per lo Jesolo numero 18 di Lanzeni. Guerini alle loro spalle, è più lento Beccaria, almeno l'impressione visiva che ho io dalla nostra postazione è che Lanzeni sia più veloce di Beccaria. Ruggeri ne sta approfittando, vola il Praga di Ruggeri, leone rampante della Repubblica Ceca, sta veramente galoppando, aveva un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Beccaria che riesce però a matare il numero 18 Lanzeni. Andrea Ciccometti con il numero 11 venezuelano chiude la classifica, abbiamo visto un tentativo di attacco di Gregori nei confronti di Grison che ha dovuto rientrare velocemente. Ruggeri chiude il terzo passaggio, inseguito sempre da Michele Beccaria. Vediamo, giro veloce da parte del bergamasco, la guida del Praga Blu, 49.671 Alessandro Ruggeri. Beccaria è più lento nella parte iniziale del tracciato, quella forse più lenta con i due tornanti e pochi allunghi, con Beccaria che poi si distende in velocità e William Lanzeni non riesce ad approfittarne. Ruggeri a comando, un secondo 823 millesimi nei confronti del Birra numero 106, certo che Ruggeri è proprio un altro passo. Intanto Grison è riuscito a scavalcare Luca Guerini, si riporta quarto il bianco giallo blu first del Quirci Racing Team. Ruggeri chiude un altro passaggio, il quarto, ma la gara è lunghissima, non può pensare di fare una cavalcata solitaria così senza che nessuno provi a reagire. Dominic Javurek, the Czech, is seventh with the Birra number 177, ed ora Grison l'autore del giro veloce della gara in 49.290. Grison sta cominciando forse a suonare la carica per andare a recuperare il terzetto di testa, vedremo se ce la farà. Ruggeri per il momento è però lontanissimo, Beccaria secondo, terzo William Lanzeni, Grison deve raggiungere lo Jesolo e poi aiutare così agonisticamente Lanzeni nel sorpasso di Beccaria. Si attacca solo Lanzeni, loro lasceranno un vantaggio a Ruggeri che non riusciranno più a recuperare. Ruggeri chiude il quinto passaggio, il vantaggio su Beccaria di un secondo 946, giro veloce da parte dello Jesolo, giro veloce da parte di Lanzeni, ora no, battuto a Luca Segù con il numero 30, il suo birra il numero 39 fa segnare il giro veloce e in 49.172. Intanto Javurek va a scavalcare Michele Gregori, the Czech Dominic Javurek overtakes number 51 Michele Gregori. Intanto Ruggeri non sta più allungando, il distacco sui due secondi ma non sta aumentando, Michele Beccaria sta cominciando a recuperare o comunque tiene, tampona la situazione, gira veloce come lo Jesolo e come Leonardo Grison
che anche se in maniera impercettibile si sta avvicinando. Chiusura del sesto passaggio, Ruggeri leader, Michele Beccaria secondo, terzo Lanzeni, giro veloce di Grison, giro veloce ancora nel first di Grison, 48 e 991, hanno girato tutti sotto 50 secondi tranne il numero 51 Michele Gregori. Ora Lanzeni è riuscito a scavalcare, no, lo attacca ora, vediamo se sì, Lanzeni è riuscito a scavalcare Beccaria, Beccaria replica, trovate Ovest, ancora la toccata, salta il Birel di Beccaria. E questa volta Grison, ma il mio modesto avviso, non c'entra e va in seconda posizione col suo first Leonardo Grison, terzo Michele Beccaria, quarto Doiesio di Lanzeni, ma è più lento Beccaria, infatti Lanzeni lo aveva scavalcato bene, Beccaria ha approfittato della staccata al tornante ovest dopo il breve e lungo, ma non riesce, ecco, infatti vediamo che lo Jesolo di Grison si distende e lo Jesolo di Lanzeni si distende, Grison è secondo ancora, Lanzeni si fa sentire, Beccaria sta chiedendo un po' troppo, infatti le traiettorie, spazzola lo Jesolo di Lanzeni, Guerini per evitarlo gira largo così che Dominic Javurek può andare ad attaccarlo, Javurek all'interno su Guerini, on the check, Dominic Javurek keeps the position number 5, Javurek fifth, just behind the Jesolo of Lanzeni, driving mistake by Javurek, running with the rear right wheels on the grass, so Segu overtakes once again, Ruggeri giro veloce prima, vediamo se lo fa ancora, 48.832, battuto da Grisonda, Grisonda 48.766, hanno due tattiche di gara molto simili, Ruggeri e Grisonda prendono e partono e continuano a girare spingendo al massimo, vediamo se Lanzeni riuscirà a liberarsi di Beccaria, deve attaccarlo ora, andiamo tornante ovest, Lanzeni affonda l'attacco, niente da fare, Beccaria ancora chiude, ma questa volta lo Jesolo esce più veloce e se ne va alla grande quadra davanti al Birra il numero 106, Ruggeri però ha preso un pochino di vantaggio, riuscirà a gestirlo su Grison? Forse no, 2 secondi 818, ora arriverà anche lo Jesolo di William Lanzeni che si è portato in terza posizione, quarto Michele Beccaria, quinto un ottimo Luca Segù in lotta con Dominic Javurek, ancora giro veloce, ah no, niente da fare, questa volta Ruggeri e Grison hanno girato uguale, stanno recuperando il 39 Segù, il 100, oh, toccata tra Beccaria e Lanzeni al tornante est, e Beccaria ha preso la scia di Lanzeni, weekend stregato per lo Jesolo, Lanzeni riparte ultimissimo, può solo recuperare nei confronti di Andrea Cicconetti la decima posizione, davvero ancora la mala suerte si accanisce sulla Jesolo Technology, Ruggeri al comando, Grison secondo, Michele Beccaria terzo, ma non cambia la musica perché ora Beccaria è minacciato da Javurek, Javurek e Segù sono nettamente più veloci, sempre che sia Beccaria terzo, vediamo se non è già Segù in terza posizione, infatti Segù terzo, Javurek quarto, Beccaria è rientro, nemmeno, eccolo, è fermo intanto Guerini, Luca Guerini è fermo con Beccaria, anche Michele Beccaria è rimasto fermo al numero 106, non lo vediamo, vediamo invece Luca Guerini ritirato al tornante ovest, Lanzeni comunque nono, guadagna così due posizioni senza volerlo, ora c'è la rincorsa febbrile nei confronti di Andrea Cicconetti, siamo nel corso dell'undicesimo passaggio, have a look, Dominic Javurek, the check, overtake, overtook, Luca Segù, now Javurek is a third, Segù quarto e Gregori quinto, Ruggeri chiude l'undicesimo passaggio al comando, ma Grison si avvicina, 48.739, giro veloce di Grison, Ruggeri non potrà gestire questo vantaggio ma dovrà attaccare per tutta la restante metà gara, Javurek third, Luca Segù quarto con il numero 39, quinto 51 Michele Gregori, sesto 59 Luca Collini, settimo 19 Andrea Doria, ottavo Andrea Cicconetti con il numero 51 William Lanzeni, lanciato a un inseguimento che ha solo un grande valore per l'orgoglio personale, quindi ritirato dopo il contatto con lo Jesolo, 106 Beccaria, ritirato purtroppo anche Luca Guerini.
Ruggeri inizia il tredicesimo passaggio, quindi siamo entrati da poco nella seconda metà gara. Giro veloce ancora di Grisonda, 48.633 il giro veloce di Grisoli, questa volta guadagna due decimi. Intanto per la terza posizione non è ancora finita, perché Jaburek è attaccato duro sia dal 39 Segun che dal 51 Gregori. Intanto ironia della sorte al tornante ovest, prova l'attacco Gregori nei confronti del birra numero 39. Ironia della sorte, lo jesolo di Lanzeni fa segnare il giro veloce, 48.597 da parte di Lanzeni. Quindi nonostante l'episodio che l'ha portato fuori pista, Lanzeni è ancora in perfetto assetto con il suo kart. Ruggeri chiude a comando il tredicesimo passaggio, erano 2 secondi e 6 e restano 2 secondi e 686 millesimi. Segur resta quarto, vediamo se Luca Collini riuscirà a recuperare nei confronti di Michele Gregori. Niente da fare, anzi è il numero 51 che cerca di trovare la quarta posizione ai danni di Luca Segur. Collini segue tenendo a bada la situazione, poi Andrea Doria settimo con il numero 19, ottavo Andrea Cicconetti con il numero 11, desolatamente nono lo jesolo, non certo per motivi dovuti al suo livello di performance. Ruggeri a comando, aveva 2 secondi 686, ormai Ruggeri può pensare di amministrare questa gara. 14esimo giro e fa anche segnale giro veloce, incredibile, Ruggeri 48.554 per un solo millesimo, anzi Ruggeri va a battere il giro veloce di Lanzeni, passa Cicconetti, Andrea l'unico che sta girando su un 50, bassissimo su 50, poi ancora al tornante 3, questa volta è Gregori che va a attaccare Luca Segù. Segù leggermente in difficoltà, poi comunque controllato molto bene di sterzo il suo birra ed è rimasto davanti a Luca Collini che lo seguiva. Lanzeni intanto migliora il tempo di Ruggeri, 48.519, guadagna almeno un secondo e mezzo nei confronti del venezuelano che potrà anche raggiungere. Ruggeri chiude al quindicesimo passaggio, il Praga numero 35, vediamo se Grisonna recupera questa volta, no, 2 secondi e mezzo, è sempre un recupero effimero. Si gira Gregori, è quarto, numero 51 davanti a Luca Segù con il 39, Collini è sempre sesto, passa ora Cicconetti che insegue il numero 19 Andrea Doria e poi William Lanzeni con il suo jesolo staccato di 5 secondi e 424 dall'italo-venezuelano. Ruggeri al comando, Grison cerca di tenerlo sulle spine ma più di tanto sicuramente non riesce a fare. Jaburek third, Dominic Jaburek, poi il 51, ottimo weekend questo per Michele Gregori. 16esimo giro concluso dal leader Alessandro Ruggeri, 2 secondi 521, vediamo, oh, guadagna 4 decimi Grisonna. Grisonna fa segnare il giro veloce della gara, 48.402, battuto poi addirittura da Michele Gregori, 48.373 il crono del birra numero 51 di Gregori. A questo punto andiamo a vedere Lanzeni, Lanzeni non è così veloce, ma quasi. Quindi Gregori 48.373, la pista evidentemente sta migliorando ancora nonostante le prime ombre del muro di cinta comincino ad allungarsi, ma il sole sta facendo il suo egregio lavoro e probabilmente 3 giorni, anzi 4 giorni di prove stanno gommando almeno la traiettoria. Ruggeri 2 secondi e 190 il vantaggio che ha nei confronti del first di Grison, ecco il Praga che chiude il 17esimo passaggio, Grison, ancora Grison, 2 secondi al distacco del first di Grison, ancora giro veloce, 48.333, once again best lap by number 56, the first driver by Grison, 48.333 and the gap is only 2 seconds. Solo 2 secondi il gap di Grisonda, Ruggeri, Lanzeni va a segnare il giro veloce, lo jesolo, 48.316, 48.316, the best time by William Lanzeni driving a jesolo. E intanto anche Michele Gregori sta avvicinando Dominic Jaburek,
Very exciting race, very exciting race. Una gara davvero eccitante. Ruggeri chiude il 18° passaggio, ce ne sono 4. 2 secondi e 289. Reagisce il Praga di Ruggeri. È una sfida a distanza, non si può però sbagliare, perché al minimo errore il first potrà rientrare. Javurek è sempre terzo. A passa Lanzeni, e questa volta è comunque velocissimo Lanzeni. Anche Ciconetti però ha cominciato a girare sotto i 50 secondi, forse perché ha capito l'aria che comincia a tirare alle sue spalle. Ruggeri, il colore blu, sta dominando le prime due posizioni. Poi abbiamo invece il rosso, il bianco rosso di Lissone, con Javurek e Gregori, terzi, quarti, quinti e sesti Segù e Collini. E poi c'è anche Andrea Doria, settimo. Ciconetti ottavo, Lanzeni nono. Ruggeri chiude il giro numero 19. Ancora Grison si riporta a 2 secondi, 48 e 313, il nuovo giro veloce di Grison. Only two seconds the gap between Ruggeri and Grison, the two drivers leading the race. Solo 2 secondi. Intanto anche Javurek sta per essere raggiunto ed attaccato da Michele Beccaria. Ruggeri starà gestendo, è capace anche di gestire 2 secondi degli ultimi due giri il Ruggeri, ma Grison non è un avversario che si può avere alle spalle. Intanto Michele Gregori ha scavalcato Javurek, terzo al numero 51 Gregori, fourth the check number 177 Dominic Javurek. Ecco Ruggeri che vola davanti a Grison. 1 secondo e 378, amministra Ruggeri, siamo nel 21° passaggio, ma Grison si sta avvicinando anche un po' troppo pericolosamente. Passa Andrea Doria, sta rallentando il numero 19, infatti Ciconetti rischia di raggiungerlo, e c'è anche William Lanzeni che sta arrivando scagliato come un proiettile di una catapulta. Secondo e 6, ancora giro veloce da parte di Grison, 48 e 302, il giro veloce da parte di Leonardo Grison, che sta sperando di riuscire a raggiungere Ruggeri, ma ormai è solo una speranza. Siamo a metà dell'ultimo giro, ce la farà? Non lo sappiamo. Mentre Lanzeni ormai quasi raggiunto Ciconetti, lotta per l'ottava posizione. Grison non ce la può fare, ormai raggiungere Ruggeri solo la mala suerte può bloccare Ruggeri, mentre Lanzeni andrà all'attacco di Ciconetti al tornante ovest. Ciconetti l'ho visto, forse infatti chiude, no, non se n'era avveduto. Bandi alla scacchi intanto per Alessandro Ruggeri, che torna al successo internazionale con il Praga suo della Speedy Carta. Secondo il first numero 56 di Leonardo Grison, terzo il birra numero 51 di Michele Gregori, fourth the Czech Dominic Javurek, quinto il 39 Luca Segù, sesto Luca Collini con il 59, settimo Andrea Doria, ottavo Andrea Ciconetti e nono William Lanzeni con una grande ricorsa, arrivato proprio in scia. Ciconetti ritirati, Michele Beccaria decimo e Luca Guerini undicesimo. In alto sul gradino più alto del podio torna Alessandro Ruggeri con il suo Praga della Speedy Carta, stretto di mano soprattutto con Grison e il suo avversario. Eccolo la trofea, ma prima Ghinassi, è arrivato Segù, forza Segù, la quinta posizione, una corsa in più per Luca, andiamo con il trofeo della quinta posizione. Adesso il podio è completo sui trofei, trophy on the top. Un weekend positivo, abbiamo fatto i tempi che abbiamo spaccato un tubo all'acqua, però piano piano abbiamo rimontato fino a vincere la finale.